In Valsabbia tra le 9:30 e le 10 ha cominciato a piovere. La differenza delle piogge solite è che si scatenano delle bombe d'acqua e allagano completamente il territorio. Scende dell'acqua sia dalla parte delle montagne, perché non riescono comunque ad assorbire, e a causa magari di tombini che non riescono comunque a contenere tutta quest'acqua che arriva all'improvviso, si allagano anche le strade. Da quest'acqua poi viene portata in giro per le case o in giro per le aziende agricole. E tutto di solito capita anche velocissimamente, perché in 20 minuti, tipo ieri mattina in Valsabbia, tra la zona di Odolo, Preseglie, Barghe, Vestone, dalle 9:20 fino a un quarto alle 10 ha cominciato a piovere e sono cominciati gli allagamenti. E si sono allagate le stalle. E di conseguenza l'acqua poi ha portato via tutto ciò che trovava all'interno della stalla, si sono allagati i fienili, bagnando tutte le scorte di fieno che avevano preparato fino adesso. Il maltempo si riversa anche sui campi, sulle coltivazioni. In questo periodo, se ad esempio nella zona della Valsabbia c'è del mais oppure ci sono dei prati, se il prato è stato sfalciato non ci sono grossi problemi, perché poi l'erba era già corta e quindi ricresce. Se invece per il maltempo delle giornate precedenti il prato non è stato sfalciato, l'erba era molto alta, quindi viene allettata, cade per terra, si mischia al fango e di conseguenza si rovina proprio l'area del prato. E lo stesso succede per il mais. Quindi ci possono essere già dei danni, purtroppo. Sì, ci sono già dei danni a cavallo del primo taglio che non è stato ancora fatto, causa maltempo delle giornate precedenti. È un periodo in cui le coltivazioni, la coltura, comunque le zone dedicate a queste attività soffrono proprio per il tempo anche. Decisamente, anche perché la stagione era già avanti di un mese, per cui anche le parti alte della montagna, ossia le malghe, hanno avuto comunque delle partenze precise nei primi giorni di giugno, perché nonostante il freddo e nonostante il maltempo, che però era alternato tra giornate di fortissimo caldo e giornate di fortissimo freddo, hanno un'erba avanti di un mese. Di conseguenza, anche se c'è maltempo, non potevano non partire, dovevano alpeggiare lo stesso, altrimenti perdevano praticamente l'erba migliore. E di conseguenza abbiamo un danno doppio. Allora, una stagione troppo avanti e un continuo freddo che poi rovina quello che il caldo comunque crea.